Caravaggio e uno forse come Picasso, Michelangelo, che ha portato subito con una grande violenza una cosa diversa. In questo secolo misuriamo il rapporto con la vita, il rapporto con la violenza, il rapporto con la realtà in maniera simile a quello che faceva lui nel 1600. Che lui è stato anche un assassino che ha ucciso un uomo, quindi una vita di bandito, una vita decadente, una vita fuori la legge. In realtà la figura dell'uomo Caravaggio così tormentata si riflette esattamente nei suoi quadri. Ci sono stati nel passato tanti artisti che hanno avuto qualità eccelse, penso per esempio a Raffaello, ma che non scatenano questa passione. E perché? Perché Caravaggio, a mia opinione, corrisponde al mondo contemporaneo. Io credo che la più grande eredità che Caravaggio ci ha lasciato è una eredità legata al fatto che lui sia riuscito a maturare in se stesso una grandissima rivoluzione rispetto ai pittori dell'epoca. E non si può capire la rivoluzione caravaggesca completamente senza vedere le opere d'arte di Caravaggio a Napoli e l'influenza di Caravaggio sui pittori napoletani. Caravaggio arriva a Napoli all'inizio di ottobre del 1606. È dovuto scappare da Roma perché il 28 maggio ha ucciso in duello Ranuccio Tommasoni. Napoli è allora una città tre volte più grande di Roma, ha 300.000 abitanti, è la città più importante del Mediterraneo, la seconda per grandezza d'Europa. L'incidente di Ranuccio Tommasoni e la fuga da Roma sono una tragedia per Caravaggio, quindi si trasforma di fatto in un uomo in fuga nel continuo e disperato tentativo di porre fine a questo enorme problema che la condanna a morte è per lui. Caravaggio arriva dunque in un luogo dove la scena pittorica probabilmente è più arretrata rispetto a quello che era abituato a trovare a Roma, però dove ci sono delle famiglie in cerca di affermazione sociale molto rapida. E ha fatto almeno 15-16 opere d'arte molto importanti. Pare che sono state fatte a Napoli. La terza commissione che riceve è la flagellazione per la famiglia De Franchis. I documenti di pagamento che risalgono al maggio del 1607 e che ci indicano l'incarico per un dipinto per questa importante famiglia di giureconsulti per la cappella in San Domenico Maggiore. In realtà la genesi della flagellazione di Capodimonte è una genesi comunque molto complessa. La figura del Cristo e la figura del carnefice inginocchiato in basso a sinistra nella tela sono dipinte ad esempio con una tecnica che è completamente differente da quella dei due carnefici si trovano ai lati della figura di Cristo. Arrivato il momento di impostare il dipinto, a Caravaggio torna in mente un'altra flagellazione che si trova a Roma, quella che Sebastiano del Piombo aveva dipinto tra il 1516 e il 1524 nella cappella Borgherini di San Pietro in Montorio, una chiesa che si trova proprio qui, sul colle Gianicolo. Nella flagellazione quello che colpisce è la violenza della scena e l'incredibile contrasto straordinario, sia materico che luministico, tra la figura di Cristo e le figure dei carnefici. Che sono invece eseguiti con un'altra tecnica, sono come degli ectoplasmi, sono
sono costruiti con pochissime pennellate e in questo caso diciamo la parte in ombra, quindi la parte di preparazione, ha il sopravvento. Le incisioni, che sono state considerate a lungo uno dei tratti distintivi dell'opera di Caravaggio, hanno una evoluzione molto particolare. Compaiono nel Caravaggio romano maturo e scompaiono quasi completamente nel momento in cui Caravaggio abbandona la città di Roma. Come se le incisioni fossero legate a Roma, ma perché? È stato detto che erano degli appunti, diciamo degli schizzi che lui prendeva sulla tela, che fissavano il modello, no? La ripresa dal naturale. L'espressione del Cristo di Caravaggio è molto più rassegnata e patetica rispetto a quella che aveva immaginato Sebastiano e contrasta in modo molto più forte con la posa rigida dei carnefici che, esattamente come era già successo nella crocifissione di San Pietro, hanno il volto in ombra. La luce della grazia non illumina i loro occhi, ma si concentra sul volto e sullo splendido corpo di Gesù Cristo alla colonna. Oggi, guardando il dipinto con tutti gli elementi che possediamo, ci è ancora impossibile determinare se sia stato realizzato interamente nel primo soggiorno del Caravaggio a Napoli o se ci sia stata rimessa mano nel secondo soggiorno. Una cosa è sicura, noi oggi abbiamo un'idea di come Caravaggio potesse dipingere, ma la nostra continua a rimanere solo ed esclusivamente un'idea. Che possano esserci altri piccoli segreti di bottega o grandi segreti di bottega nascosti all'interno dei dipinti di Caravaggio è sicuramente un'eventualità di cui la scienza deve tener conto.